Maledizione! Il cancello è stato chiuso a chiave dal sistema di sicurezza. Dobbiamo riuscire a entrare. L'unico modo è collegarsi al sistema di sorveglianza. Sfortunatamente io non ne ho la capacità. Esiste un sistema speciale di diagnostica delle telecamere, CDS2 Volan, che posso utilizzare per collegarmi alle telecamere. Il sistema potrebbe rivelarsi utile anche per altre cose, oltre alla diagnostica. Speriamo che ce ne sia uno da qualche parte. Secondo i dati disponibili, in questo villaggio c'è un dispositivo con questa denominazione. Ne sto rilevando il segnale. Usa la scansione per triangolare le sue coordinate. Questo dispositivo ci permetterà di hackerare il sistema di sicurezza? Sarebbe difficile entrare nel sistema. Accesso negato. Fornire un codice valido. Dove vai così di fretta, figliolo? Nonna! Non ci credo! Allora non ti sei dimenticato della vecchia nonna Zina, eh? Buon per te! Ti trattano bene al complesso Vavilov? Ti piace quel piccolo arbusto grazioso che tengono lì? Quel piccolo arbusto grazioso ha tentato di uccidermi e l'ho scampata per un soffio. E ora sono bloccato qui con questo schifoso pezzo di merda di un Volan. Eccoti un piccolo consiglio, figliolo. Hai bisogno di armi più grandi. Così potrai far fuori tutti quei brutti ceffi senza faticare. Giusto. Non è facile trovare armi da queste parti. Dovresti venire da me alla mia capanna. Ti troverò un progetto. Dovrebbe aiutarti ad hackerare quel Volan. Ho qui da qualche parte alcuni codici per quello strumento. La sua capanna? Che Baba Yaga sarei se non avessi una capanna su zampe di gallina. Lei è davvero unica, nonna Zina. Va bene, verrò alla sua capanna. Dove si trova? Dalla tua torre vedi quel campo sulla collina in fondo alla strada? Vai da quella parte e aspettami lì. Non ci metterò molto. Ah!
Cristo, era ora! Quel cazzo di robot mi ha quasi ucciso! Beh, ora sono qui io, figliolo. Grazie dell'aiuto, nonna Zina. Allora, dove sono queste famose armi grandi? Mi serviranno. Entra, ti offro una tazza di tè. Là c'è la teiera, serviti. Ok, bella TV. Cosa trasmette? I cartoni. Accidenti. Sta seduto e guarda. E tu cosa sei? Zitto! C'è il tuo caro Sechenov. Apri bene le orecchie. Mi è stato riferito di un malfunzionamento interno alla struttura 3826. Il malfunzionamento è già stato risolto, compagno Molotov. È tornato tutto alla normalità. Non c'è da preoccuparsi. Che sia stato risolto o meno, c'è il rischio che i nostri amici americani vengano a conoscenza dell'esistenza di questo terribile incidente. Sa che cosa significherebbe per tutti noi? Uno scandalo internazionale. Sono del tutto consapevole. È sicuro? Atomic Heart è in pericolo. Il nostro progetto. Il mio progetto. Un progetto che avevo già avviato molto tempo prima che iniziasse quella dannata guerra. Un progetto che a quel tempo non interessava a nessuno. Quanti milioni di cittadini sovietici sono morti in quel mattatoio della guerra? Ho giurato che il mondo non avrebbe mai più dovuto sopportare una cosa simile. Mi fa piacere sentirle dire che la vita umana le importa più dei suoi giocattoli, caro compagno Sechenov. Tuttavia, questo non cambia il fatto che le sanzioni occidentali ormai ci stanno lentamente soffocando. Compagno Molotov, la vita umana mi importa più di qualsiasi altra cosa al mondo e le assicuro che lo sfruttamento capitalista sta per finire. Presto la classe operaia occidentale si libererà per sempre dal suo oppressore. Compagno Molotov, le posso assicurare che ho presente fin troppo bene quali siano i miei doveri. La polimerizzazione dell'intera popolazione sovietica, il lancio della rete neurale collettiv, nonché il progetto Atomic Heart. Di che doveri sta parlando, compagno Sechenov? Forse non si rende conto che se per caso gli americani scoprissero che i suoi robot possono passare alla modalità combattimento, allora il suo bel progetto finirà nel cesso! Le posso assicurare che non lo scopriranno mai. Lo ripeto, il malfunzionamento è stato sistemato. Caro compagno, forse alcuni dei membri del Politburo saranno anche disposti a crederle sulla parola in quanto membro onorario dell'Accademia delle Scienze. Ma a me la sua parola non basta. Questo cosa significa? Il Politburo ha deciso e mi ha ordinato di dirigere una commissione speciale per indagare sul suo malfunzionamento. Per questo motivo, più tardi ci recheremo alla sua struttura. Sono stato chiaro, compagno Sechenov? Se il partito lo ritiene necessario, compagno Molotov, allora... Porca troia, nonna Zina, come diavolo fai? Come accedi a questa roba? È una connessione diretta. Occhi e orecchie dappertutto, dolcezza. Non pensarci, non sono affari tuoi. Poi hai del lavoro da fare. Ho pronto un regalino per te. È nell'angolo. Sai cosa fare con i codici Volan, giusto? E prendi anche questo progetto. Se vuoi, puoi darlo alla mia riparatrice. Guarda che non morde, a differenza della tua ragazza. Che cosa? Ragazza? Signora è adorabile. Non c'è un lavoro che devi fare. Okay.
Accesso consentito. Lei non è una signora normale. Davvero? Mi sembri confuso, figliolo. Dico sul serio. Ha un rifugio volante, un computer quantico appeso al soffitto. Certo che sono confuso. Non ho mai conosciuto nessuno come lei. La tua memoria fa acqua, mio caro. Beh, forse ho dimenticato un paio di cose dall'incidente. Ma sicuramente mi ricorderei di lei. Un paio? Ah, beh, adesso hai qualcosa di molto importante da fare. Direi di sì. Devo raggiungere il VDNH. C'è una stazione dei treni da queste parti? È poco dopo il villaggio. Scendi per la strada, non puoi sbagliare. Ma tieni sempre d'occhio il cielo. Com'è sopravvissuta? Non l'ho fatto. Sono morta. E questo che vuol dire? Ma che razza di stupida domanda sarebbe? Meriteresti di essere presa a mestolate sulla testa. Sono addestrata, ecco come. Come monitora Sechenov? Come monitoro gli altri? Con la tecnologia. Senti, io ho un bel rifugio e tu un bel guanto. Non stiamo a chiederci da dove vengono o perché. Che ne dici? Eh? D'accordo. Devo dire che ha proprio uno strano animale. Che cosa avrebbe di strano? È vero che prepara un tè speciale. Ma quella è una normale gallina, nient'altro. Cosa? Oh, insomma, scherzo. È la struttura 3826. In un certo senso è come se fosse la città di Smeraldo. Non dirmi che non hai mai visto una gallina col microchip. A dire il vero, no. Non credevo nemmeno esistessero. Allora dai un'occhiata. È sveglia, nonna Zina. Oh, l'hai notato. Ritieniti fortunato che mi sia venuta voglia di accudirti. E allora perché l'ha fatto? Volevo solo vedere se eri un uomo oppure un pisciasotto. Severa? Solo con le teste di legno. Comunque, devo andare. Vai, cucciolotto. Dimenticavo. Non è che hai trovato un paio di anelli? Anelli d'oro tenuti in una cassetta della struttura 3826? Anelli in una cassetta? No, non li ho visti, ho avuto da fare. Allora vai pure. Goditi il VDNH. Grazie, apprezzo il suo aiuto. Aspetta, là ti vedrai con Stockhausen, vero? E a lei chi gliel'ha detto, eh? Un uccellino. Digli che se non avesse desiderato la donna altrui, le cose sarebbero diverse. Ok, non so di che cosa lei stia parlando. La strada è molto lunga. Prendi un'auto al villaggio. Charles, ma chi è questa nonna Zina? È una domanda a cui è difficile rispondere, compagno maggiore. Non l'ho mai conosciuta. Davvero? Pensavo che la conoscessi. Come mai? Non hai proferito parola mentre parlavamo. Ho pensato che non volessi che lei sentisse la tua voce. Ho deciso di non rivelarmi finché non avrò capito con certezza da che parte sta. Ha senso. Quindi, che cosa mi sai dire di questo progetto Atomic Heart di cui stava parlando il dottor Sechenov al compagno Molotov? Non ho informazioni al riguardo. Dovresti chiedere al dottor Sechenov. Non importa. Se avrò bisogno di saperlo, mi dirà tutto il capo. Cerchiamo una strada per la stazione. Finalmente siamo nel sistema. Possiamo vedere tutto il posto in questo modo.
Cerchiamo la telecamera giusta. Abbiamo una telecamera. Riesci a ricevere dei dati telemetrici, Charles? Sono nel sistema. Non vedo nulla con cui poter interagire, ma percepisco che la scansione nel tuo guanto può essere attivata mentre accedi alla videocamera. Proviamoci. Ok, apriamo il cancello. Il nemico ti ha individuato. Altri robot arriveranno presto. Cazzo, ma da dove continuano a sbucare? Lui sta trasportando un robot bombo da uno stabilimento vicino. Mm-hmm.
Thank you.
Rilevo ancora più segnali nemici, Maggiore. Dovrai fare i conti con una violenta battaglia. Continuano a sbucare! Lui sta trasportando un robot bomba dal suo stabilimento. Il nemico ha alzato il livello di allerta al massimo, Maggiore. Cazzo, ma da dove continuano a sbucare? Lui sta trasportando un robot bombo da uno stabilimento vicino. Mm-hmm.
mattina! Prega il tuo dio arrugginito. Sussultato! Gli astrologi avevano annunciato una settimana di Atomic Art. Il numero dei nemici è raddoppiato. Huh?
Thank you.
Abbiamo trovato la stazione e il treno è proprio qui. Tutto quello che dobbiamo fare adesso è sederci e partire. Spero vivamente che non incontreremo ostacoli lungo il percorso. Non portare sfortuna, Guanto. Altrimenti troveremo una maledetta serratura a barattolo sulla porta.